la volontà politica, che comunque è un dato di fatto che siamo stati espressi da questo nuovo direttivo, e quindi la volontà politica per questa centralina, per tutte le altre, perché giustamente dobbiamo cercare di rimediare gli errori passati e soprattutto non ripeterli nel futuro, cosa ancora più importante. Quindi possiamo, e questa credo che mi pare dalle espressioni di tutti i presidenti in testa, non ci siano problemi, ribadire quindi la contrarietà a questo progetto e la contrarietà anche nei termini rispetto alle ricadute economiche, a tutto quello che è, no, puntualizzare. Nel contempo, secondo me, c'è anche una fase di cambiamento, perché oggi non c'è il numero legale del direttivo, non solo perché, ecco, non solo perché due persone sono assenti, ma perché tre non ci sono più per le vicende amministrative, e quindi abbiamo anche un direttivo che si rinnova, e quindi secondo me potremmo veramente anche aspettare che ci siano i tre nuovi membri del direttivo, in modo che formalizziamo, e nel contempo andare avanti con una, e quindi far subito una delibera politica, andare avanti nella ricerca giuridica, perché voi capite che dal punto di vista giuridico, insomma, la vicenda è complessa in vari punti, quindi come parco su questa vicenda come su altre, noi abbiamo sicuramente bisogno di avere il parere delle autorità che ci controllano, il Ministero in primis, tramite l'avvocatura o direttamente col Ministero, insomma queste sono le due strade. Però ripeto, secondo me, vista, mi pare di capire che per quanti pochi siamo, la sensazione di questo direttivo è quella di esprimersi in maniera netta su questa questione, quantomeno da un punto di vista politico, come avevamo detto.